La ciliegina sulla torta è il fatto che a questo tavolo è seduto il grande regista inglese Michael Radford, napoletano d'adozione. Che tutti ricordiamo essere stato l'ultimo amico e professionista del grande cinema mondiale ad aver lavorato con Massimo Troisi. Il postino è stato diretto da lui con Massimo, appunto, che era in certo qual modo l'ispiratore del film, non sbaglio, no? Sì. In qualche modo? In qualche modo, sì. Allora, siccome Alessandro, come dire, lui è la nuova, è sulla scia del suo mito, Massimo Troisi, oggi a tutti gli effetti una superstar, così come lo era Massimo, mi sembrava bello che tu incontrassi da vicino in un momento ufficiale così speciale, anche abbastanza semplice, perché poi da Ischia tutto viene in maniera molto disinvolta, l'erede ufficiale del grande Massimo. Io innanzitutto ringrazio le persone che stanno qui sedute, perché tranquillamente potevano stare male a sua compagna, però no, invece vi ringrazio che siete sempre attenti a quello che succede. Per me è un grande onore innanzitutto stare qui a Ischia, perché mi ricordo che un po' di tempo fa un amico Pascal mi diede un premio come attore di relazione, un po' di tempo fa, naturalmente premio Cagiana Giovanotti. Il momento in cui sono arrivati i soldi è arrivato questo nuovo premio che a distanza di tempo fa anche capire che c'è stato un percorso artistico che era stato visto già un po' di tempo prima dall'amico Pascal. Quanto riguarda l'Inter Greg, io sono veramente entusiasta di quello che è accaduto, perché avere una nuova generazione di attori che riescono comunque a entrare comunque nel cuore degli italiani è sempre una cosa bella, perché se no si vedono sempre le solite facce, invece è bello trovare delle nuove energie. Però hanno fatto un film di Natale, ma sono straconvinto che riuscirebbero a fare un film in qualsiasi periodo dell'anno, non è, hanno le caratteristiche per uscire in ogni stagione dell'anno. E dice il grande maestro, contro Troisi l'unica cosa che lui ha fatto è possibile, però ci vuole essere benvenuto al sud, perché per il resto non c'è stato veramente niente, proprio artisticamente lui è veramente un maestro, non si vede al massimo, però è bello sapere che esiste ancora un artista che ci può ricordare Massimo, e che soprattutto dà la possibilità di parlare del Massimo, che ci sono le nuove generazioni che non lo sanno. Detto questo, volevo anche dire, ma veramente mi è stata incredibile. Cioè, fa freddo, fa caldo, è una cosa, io non riesco proprio a capire. Scusate, mia sorella si è comprata un costume di Flanella, perché non ha capito proprio. Sono Alessandro, che ci sta respirando un'aria nuova nella commedia italiana, e c'è anche da dire che la vera novità rimane comunque sempre lui, perché è molto più giovane di noi. Noi siamo la novità relativa, nel senso che noi siamo arrivati al cinema un po' tardi, devo dire. Abbiamo fatto altro prima, radio, teatro, lì poi magari un po' tardi, quindi siamo una novità per il cinema, ma non come età, diciamo, perché mentre lui è giovanissimo, noi non lo siamo più tanto. Però devo dire che effettivamente è vero quello che dice, sono nuove energie nella commedia italiana, Alessandro è un rappresentante, ma ce ne stanno anche altre, e quindi c'è voglia da parte degli italiani di andare a vedere le commedie italiane, quindi fatte dagli italiani, questo è un ottimo segno, quindi è un mercato proprio veramente vivo, e ovviamente questo mi fa enormemente piacere. Poi dire, insomma, io continuo a dire che incredibile stare qui insieme a personaggi internazionali di caratura veramente mondiale. Sono contentissimo, ho fatto le terme.